L'avvocato penalista cosa deve consigliarti subito? Ciao, sono Francesco D'Andrea e sono un avvocato penalista cassazionista e ti difendo nel processo penale. Se sei impelagato in un processo penale, l'avvocato penalista dovrà subito consigliarti cosa fare nell'immediato. Devi sapere che il processo penale non è filosofia, ma l'arte di essere concreti. Quindi, dal primo momento, deve esserti chiara la strada da seguire. Se non capisci le cose, se sei disorientato e la tua strada è offuscata dalla nebbia, allora sappi che non è un buongiorno, perché il buongiorno, come dicevano gli antichi, si vede dal mattino. Ad esempio, se tu mi chiedi una consulenza, dovrò dirti subito, concretamente, tre cose. 1. Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Decidiamo di patteggiare, ovvero accettare la pena e ammettere la responsabilità, oppure fare l'abbreviato, essere giudicati sugli atti di polizia, oppure andare a processo per sbugiardare chi ti accusa e raccontare la nostra versione dei fatti. Punto 2. Come lo vogliamo fare? Più precisamente, come dimostriamo la tua innocenza. Abbiamo una registrazione compromettente che smentisce la versione di chi ti accusa? Abbiamo un alibi di ferro? Abbiamo dei testimoni che parlano in tuo favore? Bene, dobbiamo fare leva su quella particolare circostanza per dimostrare la tua innocenza. 3. E non da ultimo, perché lo facciamo? Più concretamente, perché decidiamo di andare a processo anziché patteggiare? Bene, qui dobbiamo analizzare bene insieme il rapporto costi-benefici. Ad esempio, sei incensurato e un patteggiamento potrebbe pregiudicarti nella tua attività professionale, lavorativa, oppure devi andare a processo perché sei già stato condannato, quindi ti sei già pregiudicato la pena sospesa perché hai dei numerosi precedenti penali. Oppure semplicemente vuoi andare a processo perché sei innocente e non puoi accettare una condanna ingiusta. Bene, tutte queste cose dovranno essere considerate nel primo incontro con il tuo difensore. Io faccio così.